Allora, anzitutto vorrei dire una cosa, che l'iniziativa di Rubettino, di Florindo Marco, della Rubettino Editore, è veramente meritevole di apprezzamento. È cosa eccezionale nel nostro paese, nella nostra regione, che imprenditori siano veramente così consapevoli della loro responsabilità sociale rispetto alla comunità da operare come opera Rubettino. Detto questo, vorrei subito rispondere alla sua domanda sulla mia presenza qui questa sera con Gianni a parlare della Route 66 della Regione Calabria, cioè della Statale 19. Io credo che sia un'idea su cui occorre lavorare, questa della strada come un veicolo, un vettore di identità comunitaria e territoriale su cui costruire iniziative imprenditoriali, iniziative culturali e così via. Il punto di fondo è sempre lo stesso, che dobbiamo riscoprire la nostra identità. Se la nostra identità è collegata ad una strada, ben venga allora questo tipo di riflessione e di ragionamento. Credo che le amministrazioni pubbliche e le risorse comunitarie siano funzionali a questo tipo di ragionamento. Ma la cosa più importante è che le comunità riscoprino la propria identità. Qui forse questa comunità è sentita per una serie di ragioni sul piano territoriale e credo che questa stessa intensità di identità vada riscoperta anche nel resto della Calabria.